Inizia con le struggenti note di What is a Youth, colonna sonora del film Giulietta e Romeo di Franco Zeffirelli, la 13ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical, che anche quest'anno, per la cerimonia di premiazione, ha scelto la sontuosa cornice del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. Siamo alla 13ª edizione e posso dire che ci muoviamo in linea di continuità con quanto abbiamo fatto nel passato e credo di poter dire che anche quest'anno l'asticina della qualità è forse ancora più alta. Gli obiettivi sono gli stessi di sempre: cercare di far conoscere le culture del Mediterraneo anche per le prospettive che si possono aprire da un Mediterraneo diverso, pacificato, per regioni come le nostre che sono porte naturali su questo antico mare dal quale è derivata tutto sommato la civiltà dell'Occidente. L'altro obiettivo è quello di incentivare nei ragazzi il gusto per la lettura. In un periodo in cui si legge poco e in cui la cultura per varie ragioni è considerata, se non proprio una cosa inutile, sicuramente non occupa un posto centrale nella graduatoria delle cose ritenute importanti. Noi la pensiamo diversamente e perciò insistiamo con il premio e con le attività collaterali del premio, incontro con l'autore, eccetera. Il premio, istituito e promosso dalla Fondazione Carical, oggi guidata dall'avvocato Luigi Morrone, conferma gli obiettivi che finora lo hanno animato, ovvero riflettere sui valori di accoglienza, di dialogo e di integrazione tra le diverse culture che si affacciano sul Mediterraneo, attraverso incontri culturali di profilo internazionale. È un premio affermato per riconoscimento unanime di tutti. La nostra missione è quella di continuare. L'attività del premio si riflette sui giovani, al quale dedichiamo una sezione specifica, la sezione narrativa giovani, che coinvolge circa 400 ragazzi delle due regioni che invitiamo annualmente a partecipare. Il premio è il clou dell'attività culturale dell'anno. Il premio rappresenta la sintesi delle numerose iniziative messe in campo dalla Fondazione durante un intero anno. I valori fondamentali di dialogo, accoglienza e pace, che hanno animato il premio fin dalla sua istituzione, sono stati declinati attraverso il tema portante dell'edizione 2019, gli amori. Quest'anno abbiamo scelto gli amori e tra gli amori c'è anche quello evidentemente per la cultura, non solo l'amore per la propria terra, l'amore per la propria civiltà, l'amore per la propria storia, oltre che l'amore di Giulietta e Romeo, che sicuramente in un periodo come il nostro, in cui i sentimenti sono in crisi, è anche un'offerta stimolante per recuperare valori antichi e sempre nuovi, sempre belli. E buonasera, buonasera a tutti voi, benvenuti alla 13ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. Inizia la cerimonia di premiazione. A condurre la serata è Laura Chimenti. Dopo i saluti di rito, entra la giuria rappresentata da personalità di respiro internazionale e riconosciuta autorevolezza, che ha avuto l'onere e l'onore di scegliere tra tanti concorrenti i 7 vincitori. Quest'anno abbiamo, come sempre del resto, anche tra i premiati personalità che vengono anche dall'estero, sempre comunque dai paesi legati al Mediterraneo, e abbiamo anche una giovanissima calabrese che noi vogliamo offrire ai giovani come un modello per far capire loro che attraverso lo studio, attraverso la ricerca, attraverso la formazione e la cultura si può davvero costruire una seria prospettiva di vita. È una ragazza di Corigliano che è impegnata in un gruppo di ricerca in una grossa struttura del nord Italia, ricerca che si occupa appunto della messa in campo di un vaccino
che mira a combattere alcune forme di tumore molto aggressive. Sta funzionando, mi diceva ieri questa giovane alla ricerca, e loro sperano in un anno e mezzo di tirar fuori un vaccino. Così la lotta al tumore fa un passo avanti. Ecco, premiare una giovane calabrese ed offrirla ai nostri ragazzi come esempio virtuoso da seguire, mi è sembrata anche questa una cosa molto bella e molto utile. Parte il primo trailer e la sezione traduzione ad aprire le premiazioni, un riconoscimento che ogni anno va all'autore di una o più traduzioni di un'opera che possa favorire la conoscenza e l'apprezzamento della produzione letteraria mediterranea. Il premio è stato conferito a José María Micó, poeta, filologo ordinario di letteratura all'Università Pompeu Fabra di Barcellona, specialista dei classici del Rinascimento italiano. Autore di numerose pubblicazioni, saggi e traduzioni, nel 2018 ha realizzato una nuova traduzione in spagnolo della Divina Commedia di Dante Alighieri, un'opera molto apprezzata non solo dagli addetti ai lavori. Amor que al que es amado amar requiere, hizo que yo lo amase con tal fuerza que, como ves, aún no me abandona. Sono 4-5 anni che non scrivo poesie mie, perché sono stato al servizio della poesia di Dante, ma comunque ho imparato anche tante cose. È una lingua così densa, semanticamente così ricca, musicalmente così piena dal punto di vista lessicale, poetico, che si impara sempre, ogni giorno. Era un mio sogno che è rimasto nel cassetto per tanti anni, e poi è un lavoro tosto che invece mi dà soddisfazione come queste, come questo premio. È un'iniziativa bellissima. Io avevo saputo qualche anno fa che erano stati premiati amici o spagnoli che io in un caso conosco, come Fernando Sabater, e altri che non conosco personalmente, ma comunque è stata veramente una sorpresa per me ricevere un premio, diciamo, alla traduzione, no? E penso che in questo momento qua dobbiamo ricordarci che il Mediterraneo, che è stato chiamato anche Mare Nostrum, non dovrebbe diventare un mare alieno per tutti, ma un mare proprio per tutti, e questo si fa con le comunicazioni, con questi commerci non soltanto mercantili, non soltanto di merci, ma anche di cultura, di lingua e di letteratura. Il premio, fin dalla prima edizione, si contraddistingue per la sua inconfondibile specificità, che incide positivamente sulla crescita culturale delle rispettive comunità sociali. 7 sezioni premiate, profilo internazionale della giuria, gli eventi collaterali durante tutto l'anno e, soprattutto, il coinvolgimento diretto e costante delle scuole delle due regioni. I ragazzi della scuola, calabresi 6 e lucani 3, insieme costituiscono la giuria giovane che sceglie il vincitore delle opere prime, quindi giovanissimi scrittori. La giuria degli studenti per la sezione narrativa giovani ha attribuito il premio 2019 ad Emanuela Canepa e alla sua opera prima L'animale femmina. Sono rimasta molto colpita da questa particolare sezione del premio. Io non ho particolari rapporti con i ragazzi in forma diretta perché non ho figli. Sappiamo tutti che questa è una generazione che ovviamente si rapporta con i libri in modo completamente diverso da quello che è stato per la nostra, perché è ovvio che il mondo è così cambiato che trovare il tempo, il modo e anche la modalità, il rapporto con il libro è davvero oggettivamente difficile per loro. Io ho scoperto adesso che ci sono 400 ragazzi in giuria, non conoscevo il numero preciso. Sapere che tutti 400 hanno letto un libro, adesso al di là del mio, ma voglio dire, è veramente motivo di entusiasmo e di orgoglio. Ecco, questo è un premio che io ricorderò particolarmente perché è vicino al mio cuore. L'animale femmina, che ha anche vinto il premio Calvino, mette a nudo non solo le contraddizioni delle donne, ma anche la fragilità degli uomini, e scrive un'educazione sentimentale in cui le dinamiche di potere si ribaltano, rivelando quanto siamo inermi tutti di fronte a chi amiamo. Rossana. Chi è che mi chiama con voce così? Un altro breve e suggestivo intermezzo trasporta il pubblico nelle atmosfere struggenti dell'amore non ricambiato, con la messa in scena di un brano tratto dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Vi prego, tacete. Tacerò.
Ma resta pur vero che voi siete l'amore mio. Le premiazioni proseguono con la sezione premio speciale della Fondazione Carical, che ogni anno assegna il riconoscimento alla personalità calabrese o lucana che si è distinta in uno dei settori che rientrano nell'attività istituzionale della Fondazione. Quest'anno è stata premiata Francesca Algeri, ricercatrice di immunologia delle mucose e microbiologia all'Istituto Humanitas di Milano. Faccio parte del team della professoressa Maria Rescigno, che è la direttrice del laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota dell'Istituto Clinico Humanitas. Abbiamo diverse linee di ricerca, tra cui un vaccino che servirà a potenziare gli attuali trattamenti che esistono per i pazienti affetti da melanoma e sarcoma a livello metastatico. Per cui diciamo che siamo molto ottimisti, perché fra un anno e mezzo partirà una sperimentazione clinica su questi pazienti, e siamo molto fiduciosi sui dati che otterremo, perché potrebbe rappresentare la base per la progettazione di vaccini che saranno diretti per ogni tipo specifico di tumore. È un onore essere qui e allo stesso tempo una grande responsabilità, perché io sono molto felice di ricevere questo riconoscimento, perché proprio perché viene dalla mia terra natale, in qualche modo significa che mi sostiene il percorso che ho fatto e riconosce il merito di questo lavoro, per cui è una soddisfazione molto grande. E allo stesso tempo diventa una responsabilità a dare sempre il meglio, il massimo, in maniera tale che tutta la comunità si possa sentire orgogliosa sempre. La cerimonia di premiazione prosegue con la sezione narrativa Saverio Strati, un riconoscimento che la giuria ogni anno attribuisce allo scrittore, italiano o straniero, autore di un'opera fortemente rappresentativa di un contesto mediterraneo. Il premio per il 2019 va a Sonia Serazzi, napoletana di origine, che ha scelto di vivere e lavorare a San Vito sullo Ionio, un piccolo paese della Calabria. Il suo ultimo libro, Il cielo comincia dal basso, è un romanzo diario che intreccia il sentire della protagonista con quello di un'intera comunità attraverso i brevi lampi di una scrittura luminosa. È una storia che si snoda tra passato e presente, il percorso esistenziale di una donna, Rosa Sirace, alla scoperta di se stessa sullo sfondo di una cittadina del sud. Penso che Rosa Sirace sia una donna che ha scelto di aderire saldamente al suolo, no? È una donna che ha scelto di abitare veramente la terra in cui vive e di imparare ad amarla anche quando costa fatica. Ha scelto anche di amare piccole vite come la sua e di scoprire in quelle piccole vite tutto il cielo, tutta la grandezza che ci è data sperare. E questo era il desiderio che mi animava mentre scrivevo, e spero che sia arrivato anche a quelli che hanno incontrato queste pagine. Il cielo comincia dal basso racconta momenti di ordinaria quotidianità narrati in un diario come tanti fotogrammi di luoghi e persone, e con un filo conduttore unico, i sentimenti. La straordinaria capacità narrativa di Sonia Serazzi quei sentimenti li attraversa con estrema delicatezza e pudore, facendoli vivere negli occhi stupiti e a volte smarriti di Rosa Sirace e nell'intensità dell'ultimo sguardo della nonna Antonia. La Cornice, un paesino della Calabria e la sua comunità che apprezza le piccole cose inaspettate, diventa nel romanzo un'isola felice e fragile come la prima neve. Ed è proprio qui che comincia il cielo, e non c'è altra porzione ad avvolgere altro mondo. Il cielo comincia dal basso significa che ogni altezza richiede una fatica che parte dai piedi. Io penso che ogni cielo, ogni desiderio di altezza, ogni splendore debba essere costruito passo dopo passo a fatica. Non credo nelle altezze che mancano di fatica, mancano di sacrificio, mancano di lavoro serio. Dall'emozione del racconto si passa alla suggestione della danza, con una coreografia dal tema di Maria tratta da West Side Story. Ancora emozioni con la presentazione della vincitrice della sezione Cultura dell'Informazione. Il riconoscimento ogni anno va ad un esponente del mondo dell'informazione dell'area mediterranea che si è distinto nella sua attività professionale per la valorizzazione della cultura dell'informazione. Ad essere premiata è la giornalista, documentarista ed inviata di guerra Lucia Goracci.
È molto bello il titolo del premio, Cultura Mediterranea. Un tempo si parlava del Levante, erano insieme di città, quella dove vivo, Istanbul, ma anche Beirut, ma anche Cairo, ma anche molte città italiane, soprattutto del sud Italia. C'era un meticciato nella città di Istanbul, si sentiva parlare turco ma anche italiano, arabo ma anche greco e armeno. Ecco, questa comunità plurale si è persa e si è trasformata in conflitti, si è trasformata in nuovo tribalismo, in una ricerca invece di identità diverse. Se noi lavorassimo di più su questa comune identità, la sua valenza politica è molto molto forte, e poi chiaramente il sud del Mediterraneo premia sul nord del Mediterraneo. Questo è sempre accaduto e sempre accadrà, dobbiamo attrezzarci. Io vivo in un paese, la Turchia, che ha accolto sinora 3,6 milioni di siriani. Dalle guerre si fugge, dalla miseria si fugge, e chiaramente l'unica alternativa è fermare le guerre per quanto è possibile e trasformare la miseria in sviluppo. È evidentemente un obiettivo epocale, ma bisogna lavorarci. Dobbiamo sforzarci per farlo, perché questi non si fermano, cioè eravamo noi migranti, no? Lo sappiamo bene. Sono famiglie che non si fermano, anche dal lato che io racconto, l'Egeo, ci sono cronache quotidiane di naufragi, ma di nuovi tentativi. L'Europa del dopoguerra conobbe un piano Marshall, perché non proviamo a inventare qualcosa anche noi per l'Africa? Se vogliamo veramente che in qualche modo costruiscano il loro futuro nei paesi d'origine, ma almeno molti però continueranno a venire, insomma. Le premiazioni continuano con la sezione Scienze dell'Uomo Luigi De Franco, che ogni anno premia uno studioso italiano o straniero che si è distinto nell'ambito delle culture mediterranee per il valore innovativo del proprio pensiero. Il riconoscimento quest'anno è andato a Peter Frankopan, storico, docente dell'Università di Oxford e autore di diversi libri. Ha pubblicato nel 2015 Le vie della seta e poi nel 2018 Le nuove vie della seta. A parte l'attualità del tema, Frankopan rilancia il ruolo di popoli e di luoghi a lungo ignorati dall'Occidente. We have no idea about the history of the Turkish people, the Middle East. Russia, we hear about Putin. Noi non abbiamo mai sentito parlare della storia, per esempio, della Turchia, del Medio Oriente, della Russia, dell'India, Pakistan, Cina, Africa. Noi non ne abbiamo assolutamente idea. Per cui ci sono due cose che mi interessano. Una è capire qual è realmente la storia di questi popoli, come hanno vissuto, e la seconda è capire perché di fatto sono stati sempre ignorati questi popoli fino ad oggi. Il mondo intorno a noi sta cambiando. Stiamo entrando in un'era in cui il dominio politico, militare ed economico dell'Occidente comincia ad essere messo in discussione, provocando un senso di incertezza inquietante. Queste erano le parole con cui nel 2015 Peter Frankopan chiudeva Le vie della seta. Un invito al lettore a riconsiderare il ruolo cruciale svolto in passato da popoli e aree geografiche che nei secoli il predominio occidentale aveva oscurato, ma che stavano prepotentemente tornando al centro della politica e della finanza globale. Il secondo libro, Le nuove vie della seta, indaga sui più recenti sviluppi di un cambiamento epocale, ne individua le cause e ne illustra le inevitabili conseguenze, con le quali tutti abbiamo iniziato a confrontarci e dovremo continuare a farlo. La nuova opera di Frankopan offre un'istantanea dettagliata della situazione contemporanea, che vede protagonisti quei paesi, come ad esempio la Cina, che, a differenza dell'Europa e dell'America, arroccate su posizioni autoreferenziali, hanno saputo mettere in secondo piano interessi particolari e divergenze, avviando iniziative che mirano ad incoraggiare la collaborazione e la cooperazione per costruire una storia comune di solidarietà e futuro condiviso. Anche per quanto riguarda il fenomeno allarmante dei flussi migratori, Frankopan dà una sua personalissima lettura. For me, as a historian,
what insight I can give and why it's an honor to receive a prize like this. In quanto storico posso dire senz'altro che la migrazione non è assolutamente un fenomeno che viene fuori così dal nulla, non è una cosa nuova. Tutti pensano che sia una cosa inusuale, ma non lo è assolutamente. Pensiamo semplicemente a che cosa è accaduto, la gente si è sempre spostata, a volte le persone si sono spostate per motivi anche militari, se vogliamo. Pensate a quello che è successo a Roma con gli Unni, i Visigoti, ma migrazioni non significa soltanto distruzione, si emigra anche perché il clima cambia e la migrazione non è necessariamente portatrice di valori negativi, perché i nuovi popoli portano nuove idee, nuova energia, nuova linfa. In quanto storico vi posso spiegare che la migrazione è sempre esistita, ma vi posso dare dei suggerimenti, delle idee. Certamente né io né la storia abbiamo risposte che possiamo dare ai politici, semplicemente non ci sono soluzioni, però ci sono esempi passati che ci possono insegnare. Frequentavo un uomo, lavoravamo nella stessa azienda. Prima dell'ultima premiazione c'è ancora un altro momento di intrattenimento che vede sul palco un dialogo sentimentale in parole e musica dal titolo «Perché ho scelto te?». La cerimonia di premiazione si conclude con la sezione società civile. Il prestigioso riconoscimento viene conferito a Pnar Selek, sociologa, scrittrice e attivista per i diritti umani. Vive a Esule in Francia, dove insegna all'Università di Nizza. È conosciuta internazionalmente per il suo impegno civile e umanitario, in particolare in difesa delle donne e dei bambini nel suo paese di origine, la Turchia. La Corte Europea per i diritti umani le ha riconosciuto un ruolo per la tutela dei diritti degli emarginati, oppressi e perseguitati. Nel 2018 ha pubblicato in Italia il romanzo La casa sul Bosforo, in cui la protagonista lotta per la libertà e la giustizia. Nel suo romanzo La casa sul Bosforo descrive una Istanbul da fiaba attraverso i ricordi della sua infanzia e giovinezza e la storia d'amore di due coppie. Il libro comincia con la denuncia del colpo di Stato del 1980 e descrive personaggi assetati di libertà e giustizia sociale, tentati dal terrorismo o spinti all'esilio. La conclusione del suo libro, più che un'utopia, è una domanda che racchiude una speranza. Può esistere un luogo dove persone di origini diverse si incontrano e si aiutano reciprocamente? En même temps, il y a le pessimisme, la tragédie humaine qui règne la planète. C'è un grande pessimismo che regna in tutto il pianeta, anche se dall'altra parte possiamo considerare con ottimismo l'aspetto della solidarietà. Ci sono le lucciole, cioè sono queste fiammelle di speranza, ci sono queste formiche, cioè le formiche che piano piano, un pezzetto alla volta, costruiscono un mondo nuovo. Io amo Gramsci, ha parlato di pessimismo della ragione e di ottimismo della volontà, quindi l'ottimismo della volontà è molto 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 importante. Per esempio pensiamo alla globalizzazione, la globalizzazione è una tragedia per il mondo perché i confini sia sociali che politici diventano sempre più importanti, i forti diventano sempre più forti. Tuttavia vedo comunque queste lucciole, queste formiche che creano una sorta di globalizzazione dal basso, un movimento che viene dal basso e i due movimenti cominciano a dialogare tra di loro, cominciano una condivisione che è importante, comincia ad essere visibile. Per esempio, molte persone mi hanno chiamato quando mi è stato attribuito questo premio e mi hanno detto: tu devi parlare a nome nostro. Sono state delle donne, degli esuli, e questo per me significa che bisogna continuare a lottare sempre con quello che è l'ottimismo della volontà. Questo premio mi ha permesso di incontrare le altre lucciole, altre fiammelle che io non conoscevo, delle nuove lucciole, e bisogna parlare di tutto, bisogna parlare perché parlando ci si incontra e si va avanti. Il saluto di Pnar Selek subito dopo la premiazione è ancora un inno alla speranza e all'amore.
L'amore è impossibile quando è figlio di soprusi, di interessi o violenze, ma si può e si deve lottare per vincere e per far sì che l'amore trionfi e diventi possibile. Moi je crois à l'amour, je suis une militante de l'amour. Cala il sipario sulla 13ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. Si è conclusa una serata straordinaria. C'è tanta emozione e tanta voglia di continuare. Il risultato è il frutto di un lavoro intenso che dura un anno. Fra giorni apriamo il cantiere per la 14ª edizione. Quindi si lavora seriamente con la convergenza di tutte le energie possibili. I temi che scegliamo di anno in anno sono sempre temi attualissimi e leghiamo il filo rosso del tema centrale ai romanzi, alle opere che presentiamo, in modo da trovare un collegamento diretto tra il momento ludico, ricreativo, che pure c'è attraverso la musica, attraverso il balletto, eccetera, e i contenuti culturali che poi sono la base vera del nostro premio. Quindi molto contento, molto soddisfatto anche per una presenza del pubblico qualificata e numerosa.